Un concorso di idee per recuperare la torre Tintoretto. Questa è l'idea dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia. L'obiettivo è raccogliere idee e suggerimenti per contribuire al miglioramento della vivibilità e della qualità del quartiere e della città di Brescia. Al concorso possono partecipare tutti. La commissione giudicatrice sarà composta da un massimo di 5 membri qualificati per l'elaborazione della proposta progettuale. L'ente metterà a disposizione sul sito www.ordineingegneri.bs.it che chi vorrà partecipare potrà scaricare e compilare. Il concorso si concluderà lunedì 22 luglio. Ci aspettiamo di estendere alla collettività un dibattito, uno stimolo a parlare di un problema che è noto alla città. Se ne è parlato tanto, come sapete, inizialmente con un'idea di abbattimento di questo edificio. Adesso la pubblica amministrazione ha cambiato orientamento, ma se ne è comunque parlato sempre in termini molto tecnici. L'idea è quella di chiamare la cittadinanza, avendo proposto questo concorso non solo ai tecnici ma a chiunque sia interessato a discuterne, per fornire contributi, idee e vedere come questo importante volume può essere riattualizzato ed utilizzato in modo vantaggioso. Vorremmo stimolare dei ragionamenti, delle idee, vorremmo volare alto e così sognare un attimino su un utilizzo che sino ad oggi è stato pensato in modo molto molto canonico, insomma. È un bando che, come dicevo, è aperto a chiunque voglia partecipare, anche in gruppo. Come sempre, ogni soggetto partecipante non potrà partecipare a più di questi gruppi. Sono previsti dei premi in denaro per i primi tre progetti, o meglio per le prime tre idee. La cosa interessante è che comunque allestiremo una mostra nell'ambito del congresso nazionale degli ingegneri che Brescia ha organizzato quest'anno e si terrà nei giorni 24, 25, 26 luglio, e presso questo importante evento avremo modo di dare visibilità ai progetti presentati.